Buongiorno a tutti quanti. Oggi è sabato 23 settembre, sono le 10. Analisi live dei mercati Forex, indici e commodity per la settimana del 25 settembre 2017. Partiamo come sempre con il disclaimer: gli investimenti con scambio margine comportano notevoli rischi economici e chiunque li svolga lo fa sotto la propria ed esclusiva responsabilità. Pertanto, l'autore della presente videoanalisi non si assume nessuna responsabilità circa eventuali danni diretti e indiretti relativamente a decisioni di investimento prese dallo spettatore. Sono Paolo Peisino, il fondatore del sito tradingpertutti.com. Dicevo euro-dollaro, ci ritroviamo su un picco ciclico importante, ciclo 80 giorni, vediamo, siamo proprio sui picchi, la composite line che ci va a evidenziare sostanzialmente tutti i cicli, dal 18 mesi fino a scendere, quindi 18 mesi, 40 settimane, 20 settimane, eccetera, e sta andando a ribasso. Siamo su una serie di picchi ciclici anche importanti, vedete proprio tutti i cicli, anche la piattaforma inizia nuovamente a segnalarmi delle possibilità di ribasso. Grazie intanto Claudio per i complimenti. Quindi se andiamo a vederlo adesso sulla MetaTrader, analisi settimanale. Ok, se andiamo a vederlo adesso sulla MetaTrader, ho troppi profili, mi perdo. Vediamo che abbiamo la conferma di trovarci in una fase di ribasso ciclico. Molto probabilmente il ciclo lo considera un po' più lungo la piatta, e quindi ci ritroviamo sostanzialmente vicinissimi alla possibilità di andare a prendere delle posizioni al ribasso sull'euro-dollaro. Un livello interessante potrebbe essere, io aspetterei comunque sempre solo 1,18,40 sotto, cioè prima non farei nulla per quanto riguarda euro-dollaro. Invece per quanto riguarda un long, però da un punto di vista ciclico non ci siamo, però questo ciclo qua non mi piace mica perché è troppo diverso da quello nella piattaforma. Forse così. C'è qualcosa che non mi torna. Io ho tutti i cicli da 40, perché prima ce l'avevo così. Ah, eccoci qua. Ok. Mi dice che non siamo ancora arrivati, manca ancora qualche giorno. Farei un po' di attenzione, perché c'è discordanza tra quello che mi dice la piattaforma ciclica e quello che invece dico io. Infatti io ce l'ho qua. Ah, ok, giusto, no, corretto, il 4 ottobre, ok, ce l'abbiamo stessa data per uno short, però in caso di rottura della futura linea di demarcazione che vedete qua, essendo c'è stata la rottura della trendline, uno short io me lo andrei a prendere lo stesso. Il settimanale, beh, come ormai vi dico, da settimane è ultra pronto per andare a girare, diventare ribassista, perché sostanzialmente, vedete, siamo, adesso si vede poco come colore, siamo in questa fase, quando ci ritroviamo in un ciclo. Quando siamo nella sua seconda metà, iniziamo già a cercare operazioni al ribasso. La trend line, mettiamola magari a posto settimanale, questo via perché non si capisce nulla. Andiamo a mettere a posto sul settimanale. Ok. Ma perché è rosa? Ho messo blu. Nel momento in cui sostanzialmente il prezzo andrà a beccare anche la trend line, allora inizierà sicuramente no, ma probabilmente una bella fase di ribasso, ciclicamente parlando, sicuro. 1,18,40 è un bel livello. Il long, ripeto, il long lo potremmo andare a cercare con la rottura dei massimi dell'8 di settembre, quindi con un 1,20,92, però perché in realtà ci può andare tranquillamente, ma da un punto di vista ciclico, io devo seguire quello che mi dice la ciclica, vado a cercare operazioni al ribasso. Buongiorno anche Pasquale. Vi chiedo ancora scusa se ho dovuto interrompere la trasmissione prima. GBPUSD ha provato in tutti i modi a salire, non c'è riuscito. Questa trendline a 20 mesi sta tenendo benissimo il prezzo. Lo vedete, è una trendline che è partita il 24 di giugno, quindi giugno, luglio, agosto, sono 3 mesi di trendline, rappresenta una trendline a 18 mesi, è importantissima questa trendline. Si è venuta a formare, a confermare sostanzialmente in data, lo vediamo qua, 22 di settembre, dove abbiamo avuto la conferma di adesso,
Quindi una timeline davvero molto, molto interessante questa di 19 mesi. E quando compare, perché una valida timeline, sono le timeline cicliche, nulla c'entrano con le timeline che vengono tracciate normalmente. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che ci troviamo su picchi massimi per quanto riguarda il ciclo a 40 giorni, che è questo blu, e 20 giorni, che è quello viola. Quindi possiamo cercare dei piccoli short, però ci ritroviamo in una condizione di rialzo per quanto riguarda un ciclo 80 giorni, che dovrebbe vedere un rialzo quantomeno fino alla data della prima settimana di ottobre. Il trend di fondo rimane assolutamente neutrale. Lo vediamo qua, vedete che abbiamo praticamente un uguale numero di cicli a rialzo e cicli a ribasso. Questo ci dà una risultante totale che è zero, ok? Quindi che è completamente laterale. Se andiamo a vedere sulla MetaTrader, GBPUSD, andiamo su il daily, vedete che abbiamo la stessa identica conferma. Mi sa che non si era caricato correttamente, però, perché questa candela è un po' sbagliata. E lo vediamo, ieri è andato praticamente a recuperare la salita, è giusto, è andato a recuperare la salita praticamente dell'altro ieri, in maniera pressoché perfetta, e in lateralità sta per iniziare il ciclo rialzo. Quindi per cui io andrei a cercare posizioni rialziste, anche la piattaforma ciclica, quello mi dice, vedete che mi sta generando un segnale di rialzo, tra l'altro giornata di giovedì, e quindi diventato praticamente nero, ossia nero vuol dire che ormai il livello è stato rotto, quindi non è più da considerarsi valido. Proviamo a fare un'analisi veloce, ma mi trovo pienamente d'accordo anche sul settimanale. Anche se il settimanale è arrivato ormai, sembrerebbe al capolinea. Io andrei a cercare operazioni a rialzo solo e esclusivamente con la rottura, è veramente lontano, perché si parla di 180 pip. Lo andrei a cercare con la rottura di 1,36 a 63, quindi non sto neanche andando a mettere, perché allungare i massimi non è, per me è sbagliato. Allungare i massimi in questi qui è completamente errato, perché quel livello dove ci troviamo è sicuramente è diventato un livello importante. Questa la leviamo. Ok, vedete che è un livello importante, perché è il livello della chiusura del gap che si era venuto a formare il 26 di giugno. Quindi un long solo esclusivamente sopra 1,3655, quindi praticamente difficile vederlo nei primi giorni. Invece uno short lo si potrebbe andare a cercare con la rottura dei minimi di 1,3435, però scrivo sul foglio Excel, che poi potete scaricare gratuitamente sul sito e gratuitamente anche su Facebook, o lo riceverete via mail. Lo scrivo non pagare GBP USD, perché siamo GBP, siamo in una fase di giro, quindi di passaggio tra un ciclo ribasso e un ciclo rialzo. In questo momento io devo avere una conferma di trovarmi in una fase di rialzo. E un attimino appeso, vedete che non c'è più il segnale, ho rifatto l'analisi, è scomparso il segnale. Quindi GBP USD lascerei stare. USD Yen invece, USD Yen, noi siamo short in intraday, ci ha mancato lo stop loss tipo 3 volte ieri sera, è partito bene, poi ha fatto quel candelone pomeriggio senza boh, così motivo, poi è ritornato giù la sera, poi di nuovo su, poi di nuovo giù da sclero. Però per come è impostato lo trasformerò in un trade probabilmente multi-day. Abbiamo il ciclo a 20 giorni che va a chiudersi il 26 di settembre, quindi martedì, e il ciclo invece 40 giorni che è nella sua fase di giro e che si andrà a chiudere insieme all'altro, naturalmente ciclo da 20 giorni più o meno intorno alla data del 14 di ottobre. Quindi se avrò la fortuna di vederlo ancora scendere di una decina di pip, potrò mettere già a pari, poi eventualmente me lo gioco. Per me rimane ribassista in questo momento, USD Yen. Rifacciamo l'analisi per vedere cosa succede. L'ho condiviso lo schermo, mi auguro, sì. Ok, sta rifacendo l'analisi al volo. Ci mette un po' troppo.
Perfetto, ok, vedete qui c'è tutta una serie di massimi ciclici, ho rifatto l'analisi perché infatti mi mancavano quelli, io ce li ho sulla meta 3, e una serie di massimi ciclici che vediamo qua, parliamo di 80 giorni, 40 giorni, 20 giorni, beh, poi i cicli più piccoli che dovrebbero dare una spinta al ribasso a USD/JPY. Il trend di fondo è considerato rialzista perché? Perché qui abbiamo avuto minimi a 40, 18 mesi, 40 settimane, 20 settimane, quindi ci ritroviamo in una fase, se andiamo a ridurre lo zoom, che è praticamente questa qua. Togliamo questo, ho ridotto fin troppo. Vedete, si è venuta a formare praticamente un nuovo ciclo di 18 mesi. Non esiste concentrarsi sull'analisi tecnica, su sti cavoli di prezzi e basta, su sti indicatori che funzionano ma lasciano il tempo che trovano. Guardate il tempo, l'unica cosa che è costante, e non smetterò mai di dirla, è il tempo. L'unica cosa che è costante sono questi movimenti. Tutto il resto, i livelli vanno, invece i movimenti ci sono sempre. C'erano 40 anni fa, ci sono oggi. Mi è piaciuto, mi piace quello che si è venuto a formare da un punto di vista prettamente tecnico. Beh, questo era l'H1, il motivo per cui sono entrato short. Guardate come è bello su il daily, la proiezione del movimento dei prezzi, e anche in questo caso qua vedo che c'è qualcuno di nuovo sostanzialmente. Non c'è nulla che prevede prezzi come l'analisi ciclica, perché tutti gli indicatori che voi usate, ma tutti, dal primo all'ultimo, si fermano al prezzo di oggi. Tutti si fermano al prezzo di oggi. Invece l'analisi ciclica proietta il prezzo nel futuro, okay? Proprio lo proietta nel futuro con movimento nel futuro, che è una cosa importante. Qui ci dobbiamo aspettare una piccola fase di ribasso che potrebbe durare per 2 o 3 giorni, non di più. Rimarrà sicuramente un livello tosto da superare. Infatti, ci si è fermato praticamente sopra il livello di 111,46. Io comunque qua andrò a liquidare una parte di posizioni di sicuro. 100% le andrò a liquidare, anzi sarò già abbondantemente arrivato a target, perché il mio target è qua. Quindi abbondantemente sarò arrivato a target. Dopodiché andremo a cercare nuovamente l'operazione al rialzo intorno al 28 di settembre. Allora, per quanto riguarda il daily, io faccio fatica a suggerire delle operazioni ribassiste, però un livello da poter utilizzare sarà 111,47. 111. 47, scrivo nel foglio Excel, considerare i long e basta. E invece un long lo andrei a valutare con la rottura del 29 di settembre, 30 di settembre più o meno, comunque dei livelli massimi che saranno in area 112,71. Tra poco mi auguro di riuscire a completare il processo per poter inaugurare il nuovo servizio dove avrete. Ci sarà solo un'analisi ciclica, niente a livelli, e costo iper popolare, dove ci saranno diverse valute, quasi tutte, e gli indici e le commodity con l'analisi ciclica, quindi con anche i giorni da poter visionare per prendere poi le vostre decisioni operative con le vostre strategie comuni, naturalmente. Mi rifaccio quello che scrive sempre il Franco, siete in 8, soltanto 2 pollici, se se ne mette uno in più, mi fate una grande cortesia, tanto c'è il tempo e non vi perdete nulla. Per quanto riguarda invece Euro GBP, ok, Euro GBP assolutamente rialziste, proviamo a dare una rinfrescata a grazie, vedete che un pollicione è comparso, una rinfrescata all'analisi, vedere se cambiano gli ingressi. Ok, vedete che genera 3 ingressi la piattaforma. Dice che assolutamente i cicli sono a rialzo e guardate che bello che è qua. Qua ci ritroviamo una serie di minimi ciclici importantissimi. In realtà abbiamo avuto anche dei massimi là. Questa è una cosa che rende il mercato in linea generale abbastanza sul laterale andante. Ci dice tendenza di fondo rialzista perché? Perché stanno girando 5 giorni, 10 giorni, 20 giorni, 40 giorni. Noi abbiamo l'80 giorni al ribasso che è il blu, che però azzurro, che però sta girando anche lui decisamente, quindi tutti i cicli praticamente sono long, dal primo all'ultimo. Questo mi porta, ci porta a cercare principalmente posizioni al rialzo. Posizione al rialzo che se andiamo a prendere questo qua che è un ciclo a 20 giorni, cioè 40 giorni in linea di massima lavoro cicli a 40 giorni,
sostanzialmente dovremmo avere dei rialzi che andranno dal 13 ottobre fino al 23 ottobre. Sì, i livelli li lascerò, però ci sarà il servizio in più, anche se questi livelli potrei farli pagare tanto, molto tanto. Un servizio sarà in più dove, qui ci sono pochi cambi, dove ci sarà proprio solo analisi ciclica da poter andare a guardare, con le date però anche, il livello importante è le date, da poterci lavorare poi sopra anche in intraday sostanzialmente, di sette, tutti gli aggiornamenti di molti più cambi. Questo ci sarà sempre, che è un servizio che ribadisco. Come fatto in questa maniera qua non esiste sul mercato perché sono forse l'unico che regala praticamente soldi gratuiti ai trader. Non dicendo ma secondo me potrebbe salire, ma secondo me potrebbe scendere. Così come del resto anche quando sono come si dice, invitato ogni tanto, non faccio il nome alla trasmissione. Tendenzialmente sono uno dei pochissimi che si sbilancia a dare degli ingressi. Per fare la comparsata, fare il figo, non serve a niente, secondo me. Ma siamo sempre lì. Comunque io faccio il trader entra a me, dà dei segnali di trading. Il trader fa trading. Non è che fa solo un'analisi di quello che è successo prima, perché non ce ne frega niente, a meno secondo me. Io credo che se tutte le mattine, cioè al sabato mattina, vi dicessi che cosa è successo la settimana scorsa, non vi servirebbe a nulla, l'avete visto anche voi cosa è successo la settimana scorsa, presumo. Eppure la maggior parte dei servizi, quello fanno ragazzi, vi fanno l'analisi di quello che è successo la settimana prima. E non serve, secondo me. Per quanto riguarda il RGBP, un livello interessante, anche se un po' schifido, perché è stato sporcato una marea di volte, quindi devo andare a aggiornare questo livello praticamente. C'è troppa roba, però. C'è troppa roba. Sarà anche a breve pronto l'indicatore nuovo. C'è scusatemi, il 2 del mio indicatore esclusivo di analisi ciclica. Vedete che anche il mio indicatore di analisi ciclica è l'unico che vi fa vedere il futuro. Non vi fa vedere una media mobile che taglia un'altra media mobile al prezzo odierno che non ci serve. Ok, così direi che ci possiamo essere. E la nuova versione sarà eccezionale perché praticamente vi permetterà di avere quasi questa piattaforma che costa 5.000 euro più o meno, euro più euro meno, sulla MetaTrader, chiaramente a un prezzo molto più contenuto. Allora, un bel livello, a questo punto sarà qui, 0,88 e 92 euro GBP. Per un long euro GBP e uno short lo andrei a valutare con la rottura dei minimi di 0,87,69, anche se questo qua che vedete è un livello settimanale, quindi in realtà dovremmo lasciare un bel po' di strada, però possiamo azzardare, no, 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 un minimo, io lo cercherò solo esclusivamente con la rottura qua sotto di 0,87,16, quindi inutile prendersi in giro. Ho del segnale sul foglio, no short. E sostanzialmente vedete che il ciclo sta per iniziare indicativamente il 23 di febbraio, sì, di settembre, dovrebbe iniziare una nuova fase di rialzo di RGBP, quindi la stessa conferma che ho sull'altra piattaforma. Vedete la bontà della ciclica? Io ho tracciato il ciclo qua, quindi ho tracciato il ciclo l'11 di maggio del 2017 e l'ho chiuso qui. Ha proiettato il prezzo nel futuro e il prezzo ha seguito pressoché in maniera perfetta l'andamento ciclico e adesso dovrebbe rinascere un altro ciclo rialzista. È sceso parecchio il prezzo, però qui ha fatto un nuovo picco, quindi ci sta che il prezzo continui la sua fase di salita. Studiate l'analisi ciclica, è straordinaria. Per quindi cerchiamo prettamente segnali long e non short. Questa mattina sono un fanatico ancora di più dell'analisi ciclica, che è il DAX, per chi ama gli indici. Ok, ci sono tutti. Ama gli indici, il DAX è in una salita, no, troppo così, non va bene, mettiamolo così. È una fase iperascendente, lo vedete, aumentiamo un po' lo zoom, tiro solo un po' giù queste. Minimi importanti ciclici abbiamo avuto qua, dove abbiamo avuto ciclo a 18 mesi, 40 settimane, 20 settimane,
80 giorni, 40, tutti i minimi erano avuti qua, il prezzo infatti è schizzato alle stelle, ok? Qui c'è una serie di possibili massimi con 80 giorni, 40 giorni e il 20 giorni che potrebbero dare un po' di rallentamento al DAX. Tra l'altro siamo anche molto vicini a un livello importantissimo che è il livello qua, a livello del 13 luglio 2017 al prezzo di 12.665,62. La tendenza di fondo ovviamente è assolutamente rialzista, andiamo a vedere anche ciò che scrive la piatta. Ho sbagliato la piattaforma. Ok, vedete che ci dà tutti i cicli a rialzo, stanno girando a rialzo anche i cicli inferiori, quindi più forte di così si muore sostanzialmente. Quindi andando a prendere il DAX, io qui faccio tanta fatica nell'identificare il ciclo. Ho fatto veramente tanta tanta fatica perché praticamente non si è venuto a formare. Il ciclo 40 giorni in realtà. Adesso qui è leggermente errato perché il ciclo 40 giorni è qua, non si vede bene che il ciclo 40 giorni è qui, quindi potrebbe essere stato il minimo questo. Questo il ciclo ha più o meno, vedi, 40 giorni. Per me è questo qui. Faccio molta fatica anch'io sul DAX a trovare i cicli, perché quando il mercato fa praticamente una linea retta, che sia obliqua o orizzontale, diventa difficile, molto difficile identificare i cicli. Diverso è sul settimanale. Settimanale, vedi che è molto chiaro il ciclo, quindi sul settimanale lo possiamo sfruttare per cercare di identificare i cicli sostanzialmente inferiori. Per me è corretto così. 40 giorni, è partito qua un ciclo a 40 giorni. Qui quando lo fa partire, se usiamo una piatta è fatta apposta. Qui parte qua sotto, quindi qualche giorno fa. Lui lo fa, non sono d'accordo, lui lo fa partire. Ah no, è giusto, parte qui. È corretto. Infatti siamo quasi su il massimo del ciclo. Se mi metto così è più facile da identificarlo, ok? Era probabilmente qui. Quindi il DAX ci dà ancora una fase di rialzo almeno fino al 27 di settembre, secondo me, se consideriamo un ciclo a 40 giorni. Un ciclo a 80 giorni invece è ancora al rialzo fino a oltre ottobre. Io dico, Pasquale, a parte che il DAX non lo faccio perché per me è intradabile, poi negli indici a me piace un poco. Io il DAX lo vedo bene con un long sopra 12.673,9. È settimanale, attenzione, perché più che long non dà, ci dà un rialzo continuo almeno fino al 22 di ottobre. Quindi le conferme ce le abbiamo tutte di un possibile rialzo con la rottura 12.673,9. E invece un ribasso lo andremo a valutare. Io aspetterei per un daily, che però non ha logica. Secondo me il DAX è da lavorare in intraday, non in multiday. E un daily aspetterei la rottura qua di questo livello di supporto, anche se questo livello di supporto non mi piace più perché è diventato qua. Secondo me è cambiato qui. L'ho fatto un pezzo di tempo fa, non l'ho più guardati. Aspetterei uno short sotto 12.411,6. È veramente lontano. Il DAX è molto meglio lavorare utilizzando i livelli che do al mattino, perché quelli sono sicuramente più idonei. E poi soprattutto c'è da capire il ciclo dominante, come ho spiegato anche nel corso. Il ciclo dominante è sicuramente un ciclo settimanale a 40 settimane, ok? E quindi sul giornaliero dobbiamo seguire comunque operatività sul settimanale, quindi cercare operazioni a rialzo fino a quando il ciclo settimanale arriverà approssimativamente in data 29 ottobre. Quindi da quelle parti potremmo iniziare a cercare delle fasi di ribasso più importanti, cose che vediamo anche comunque nella piattaforma. Cioè qua si parla di rialzi continui, eh? Rialzo che non molla, si è bloccata la piatta, ok? Rialzo che non andrà a mollare, è incredibile, cioè il DAX me lo dà rialzo praticamente per sempre. Cioè il DAX non scenderà mai secondo la piattaforma. Allora ho rifatto l'analisi. Però qua c'è un 18 mesi, quindi il picco massimo di nulla, figurati Pasquale. Il picco massimo adesso che ricompare, ciò che per molti è un po' noioso, sta analisi. Il picco massimo sarà intorno a febbraio del 18 mesi. Ecco, questo sarà strepitoso. A febbraio sappiamo che indicativamente
indicativamente in questa fascia di tempo che va più o meno dai primi di febbraio fino a marzo, avremo picchi superiori, quindi picchi dei cicli, 18 mesi, 40 settimane, 20 settimane, 80 giorni, tutto insieme. Qua dovremmo aspettarci un bello short, e questa sarà la fase di massima ampiezza ciclica, vedete, rispetto adesso come l'ampiezza inferiore, qui sarà un'ampiezza ancora più grande. Vediamo se sarà così. Eccezionale come studio quello della ciclica. Allora, veniamo al gold, poi il crude oil, poi abbiamo finito. Gold, siamo alla ricerca di operazioni alle e al rialzo, assolutamente da ormai un bel po' di tempo. Siamo long ieri in intraday, anche ieri ci ha fatto, e l'ho trasformato anche questo in multiday. Vediamo se ci sarà qualche gap, qualcosa magari a permettermi di chiudere addirittura al di là del take profit, che non farebbe neanche male, visto che ieri abbiamo preso lo stop loss su euro dollaro per 0,8 pip, 0,8, per poi. Per fortuna comunque sono rientrato ad andare poi a target, però intanto lo stop l'ho preso, quindi è diventato uno zero e non un profitto malefico. E, guardate quanti segnali mi genera il rialzo la piattaforma. Il trend di fondo in realtà è neutrale, andiamo a vedere il motivo. Il trend di fondo è neutrale, neutrale in questo momento. In realtà la piattaforma inizia già a segnarmi i rialzi, vedete, perché stanno girando il rialzo, guardate qua, tutti i minimi ciclici. Minimo 80 giorni, minimo 40 giorni, minimo 20 giorni, minimo 10 giorni. Tutti i cicli sono nella loro fase di sostanziale giro verso l'alto. Non so mai che termine utilizzare, giro è bruttissimo, però per darvi l'idea che l'unico ciclo che abbiamo ribassista è quello a 20 settimane, anche 40 settimane, 18 mesi sono al rialzo, quindi si va sul gold a cercare esclusivamente occasione rialzista e non occasioni diverse. Questo sarà un bel livello per il daily, infatti domani sera probabilmente inserirò anche un ordine in daily, cosa che non ho fatto perché ho solo intraday in questo momento, al prezzo di 1.301,42. Bella, molto bella anche questa trendline, dovesse il prezzo rientrare sulle trendline, allora assisteremmo a una bella risalita, secondo me, del gold, dal punto di vista ciclico naturalmente, poi potrebbe essere poca roba, perché sappiamo bene che poi dipende anche molto da Trump e coreano, che cosa si dicono. Se vanno a McDonald's insieme, perché a guardarli, siccome mangiano tutti e due a McDonald's, allora probabilmente il dollaro, il gold scenderà. Se invece si minacciano ancora, prima o poi il mercato la prenderà sul serio o aspetterà che veramente quel pazzo faccia un test con la bomba all'idrogeno, e lì poi sarebbero cavoli amari. Uno, perché disintegra la fauna dell'Oceano Pacifico, di una vastissima area dell'Oceano Pacifico per qualche centinaia di anni, se non di più. Due, perché vuol dire che veramente la terza guerra mondiale è dietro l'angolo. 1.306,71 o 0,72 è un bel livello dove cercare operazioni al rialzo, e considero solo long, quindi scrivo già no short. E invece posizioni al ribasso ne andrei a valutare con la rottura di 1.286,81 più o meno. Io vedo quello che c'è qua sull'analisi ciclica, Mirko, e poi non vedo perché non possono per un brevissimo tempo andare, diciamo, in comunella. Se tu ci hai fatto caso, in quest'ultimo periodo c'è discordanza tra il gold e gli indici. Ci siamo trovati un sacco di giorni dove sia gli indici che il gold salivano, o sia gli indici che il gold scendevano. Le correlazioni sono un po' saltate, meno secondo quello che vedo io. E come dicevo, il rialzo però del DAX lo davo più o meno fino al 25 di settembre. Ok, ci sarà il ciclo 80 giorni che chiuderà a novembre, però dentro, aspetta che ritorno qua, così non vorrei che fosse, diciamo, si fosse capito male il mio ragionamento. Io ho il ciclo 80 giorni che, come vedi qua, che è quello blu. Aspetta che tiro un po' su, così magari si vede. Devo avanti, così si vede meglio. Ok? Il ciclo 80 giorni, che è questo qua azzurro. Vedi che il ciclo 80 giorni è ancora rialzo. Il ciclo 20 giorni che sono a ribasso. Quindi, cosa ci possiamo aspettare su il DAX?
un suo rallentamento per poi riprendere una salita, poi scendere, ok? Scendere definitivamente praticamente in questa data che non ricordo, cos'era, il 29 di settembre di conoscenza, i primi giorni di ottobre. Quindi io mi aspetto che ci possa essere un gold che sale e un DAX o che mi rimane qua o perché no che abbia un pelo di salita. Scusami, ieri ha chiuso direi il DAX la giornata su un deciso rialzo. Questo è il gold. Ieri che cosa ha fatto? È sceso e salito, è salito. Le correlazioni sono saltate. Poi sul lungo funzionano. Però giornalmente sono, a mio avviso, non ci sono più in questo momento. Sono veramente un po' random. Io infatti quando guardo il gold do una sbirciata agli indici sull'H1 per vedere cosa stanno facendo. Però non è che mi stia, guardo l'indice e trado il gold o guardo il gold e trado l'indice, perché se no non lo faccio più. Allora, no, figurati Mirko, è soltanto il mio parere. Poi sul lungo periodo ci sono e come, perché ci sono ancora tutte quante. E sono innegabili. Mi sono perso. Ah, c'era da fare scusatemi, il crude oil. Anche perché, poi attenzione, io vedo da un punto di vista ciclico long. Questo cosa vuol dire? Io in realtà cerco i long da il 19 di settembre, quindi da una settimana cerco long. Il mercato è sempre sceso, quindi vuol dire che ciclicamente io vado a cercare il long, però non ti so dire mai precisamente il giorno esatto in cui questo avverrà. Lui potrebbe scendere ancora, per intenderci, per magari 3 giorni, quindi il ciclo anziché di 40 giorni diventare di 42, 43, 44 giorni, anche perché no, o 45, quindi il DAX salire e il gold scendere. E personalmente che non cerco occasioni ribassiste, perché secondo me siamo arrivati a, diciamo, a scadenza dal punto di vista temporale. Giusta la domanda che fai, perché probabilmente tu lavorando prettamente con l'analisi tecnica e la fondamentale, a questo punto saprai che gold su, indice giù e viceversa. Il crude oil, ad esempio, il crude oil che è correlato con USD CAD, no? Se io ciclicamente USD CAD short, non mi sto a preoccupare di come è messo il crude oil, perché il ciclo del crude oil magari è in ritardo, in anticipo di 5-10 giorni, quindi mi ritrovo a cercare posizioni che sono discordanti con in questo caso USD CAD e il crude oil, idem gold e USD yen sostanzialmente. Ieri per un bel po' di tempo ho avuto, infatti stavo, non capivo il perché, avevo USD yen che saliva, quindi stavano vendendo yen, e il gold che stava salendo, e c'era qualcosa che non mi tornava sostanzialmente. Poi dopo un po' si è allineato tutto. Il crude oil siamo a capolinea, nel senso che la fase di rialzo dovrebbe essere in linea massima terminata. Qui vedete inizia la gobba di ribasso, quindi sostanzialmente potrebbe iniziare un rallentamento del petrolio per poi riprendere una sua salita intorno al 4 di ottobre, più o meno circa. E quindi, però in realtà è in una fase, secondo me, di sostanziale lateralità, lo vediamo, è bene o male da 5 giorni che è fermo in un dollaro. Allora, e vuol dire che il prezzo tendenzialmente segue quell'andamento, quindi sì, i rimbalzi potrebbero essere un po' più piccoli, salvo chiaramente questioni macroeconomiche che naturalmente vanno a scombussolare tutto, ok? Il ciclo rialzo patisce molto meno, anche se noi prendiamo ipoteticamente un ciclo a 10 anni, per intendere. Lì dentro ci sono guerre, c'è tutto. Beh, guerre non le guerre mondiali, ma ci sono le varie situazioni problematiche, però il ciclo rimane sempre quello. Più si scende di cicli, più siamo soggetti anche ai rumori. Quindi in questo caso sì. No, non è che scendi di 30 pip e risale del doppio. In realtà bisogna guardare l'ampiezza dei cicli. L'ampiezza dei cicli, che è un concetto importantissimo nell'analisi ciclica. Basta che tu tieni a mente questa cosa qua, tanto la dico sempre anche nel corso gratuito. Se il trend è rialzo, 2/3 di ciclo, se non è rialzo, un terzo al ribasso, quindi fai presto a fare i conti. Se un trend è al ribasso, 1/3 di ciclo è al rialzo e 2/3 di cicli sono al ribasso. Quindi anche qua fai in fretta a fare sostanzialmente i conti. Se andiamo un attimino sul DAX qui, però non voglio allungarmi troppo, perché se no poi chi guarda vione. E vedi che il ciclo 80 giorni in questo caso è praticamente ampio, uguale al ciclo 40 giorni, e qua ci dà invece un ciclo a 20 giorni che dovrebbe scendere parecchio.
dovrebbe scendere davvero tanto, perché abbiamo due picchi ciclici, abbiamo un picco a 40 giorni e un picco a 20 giorni. È un po' più complessa rispetto a quella che si pensa l'analisi ciclica, non è soltanto la distanza tra un minimo e l'altro, c'è anche l'ampiezza che va considerata. Però già le informazioni che state apprendendo sono importanti. Veniamo al crudo oil, se no davvero non ne usciamo più, che mi fanno la pelle. Crudo oil ci dà tutto occasione di ribassisti, qua ci dice che a 50 giorni dovrebbe terminare intorno al 3 di ottobre, però siamo su un picco del ciclo a 40, quindi potremmo avere un piccolo rallentamento, ok? Del 40 giorni. Una fase di ribasso che potrebbe perdurare indicativamente fino al 28 di settembre. Fatemi rifare l'analisi per essere sicuro, perché quando ho acceso la piattaforma non ho ripetuto le analisi, praticamente non c'è più nessuno che guarda, sono scappati tutti. Dai, quanto ci mette? Ok, è rimasto invariato, ci dà tre segnali. Quello che mi piace di più, questo dell'FLD 20 giorni, andiamo a mettere un ipotetico target. Ok. Ammazza, che bello che è. Mettiamo, no, 40 giorni, che 20 giorni. Vedete che ci dà un'area di target che va indicativamente da 48,63 a 40,87, che mi sembra fino esagerato. E come target mi dà sostanzialmente 44, 75, 33, quindi abbiamo, mamma mia, ma che ciclo sta guardando? 40 giorni, che secondo me è esageratissimo. Però uno short, sicuramente dal punto di vista temporale è giusto, va dal 20 settembre al 6 di ottobre. Queste sono le date dove potremo assistere a un indebolimento del petrolio. Effettivamente sono da 5 di ottobre come chiusura di un'ipotetica fase di ribasso. Nel mio caso il ciclo è un pelo più corto, è di 30 giorni, perché io qui non ho le domeniche e quindi praticamente quegli 8 giorni di chiusura non ce li ho qua, ok? Se no sarebbero 40 giorni. L'analisi ciclica che faccio solamente trader è prezzo puro. Manca le domeniche, quindi è il tempo calcolato sul grafico, non come di là dove ci sono anche sabato e domeniche, che Hurst considera nella sua teoria fantastica della ciclica. Comunque, bando alle ciance, il gold, io aspetterei la rottura di 49,63 per prendere operazioni al ribasso, e invece per prendere operazioni al rialzo aspetterei a questo punto la rottura nuovamente di 51,48, però non prenderei in considerazione no long. Perfetto, stamattina è stata a scuola praticamente, gratis. E niente, appuntamento ragazzi a lunedì mattina. Vi invito come sempre, anche se siete veramente in pochi, a andare qua sotto, condividi, cliccare sui vari social, quindi condividere questa diretta che è stata secondo me comunque interessante. Vi auguro un buon weekend. Lunedì mattina mi raccomando, puntuale alle 7:30 per chi può. Ciao a tutti quanti e buona giornata. Ciao ciao.